scritte a Treviso anche quelle per una ragione d'amore, perché quello che le ha scritte, che era un signore occitano che si chiamava Huc de Saint-Cirq, si era innamorato di una donna di Treviso e per andare dietro a questa donna, poi tutte le vite dei trovatori, le vidas, le ha scritte proprio da nome. Beh, quello che avete sentito era la piccola cucina cannibale, la musica era di Paolo Freso e Frank Nemo, la tromba era di Paolo Freso e l'elettronica come sempre di Frank Nemo. Dicevo prima in radio che c'è un poeta noto in Italia che si chiama Davide Rondoni, che è il poeta ufficiale di Comunione e Liberazione, proprio ufficiale, che dice che un cantautore è un cantautore, che Vasco Rossi è meglio di Fabrizio De André. E io sono imbarazzato perché a me il libro è stato pubblicato col patrocinio della Morale della Fondazione De André, ma Frank Nemo lavora con Vasco Rossi, allora forse Rondoni sta facendo un po' di casino, sta mischiando cose che non si possono mischiare. Un poeta fa un poeta, non fa il cantautore, fa un'altra cosa, dice delle parole al ritmo. Poi le può dire anche con un ritmo veloce, può fare qualcosa che assomiglia al rap o a quella che chiamano jazz poetry. Alla fine non cambia perché la poesia è sempre stata detta ad alta voce. Quando vi trovate di fronte a una poesia, una di quelle classiche, di quelle che sono, prima di dire la parola Mondadori bevo perché mi si secca. Quelle che sono pubblicate negli specchi della Mondadori, del poeta più muto che esista, che ne so, un poeta molto muto, che è Mario Luzzi, era un poeta molto muto. Cucchi è un poeta molto, molto muto, in fondo pure Aldo Nome è un poeta muto. Quando la leggete questa poesia, la dovete pronunciare anche se la state leggendo a mente, perché se non la pronunciate quella poesia non funziona. La poesia per funzionare ha bisogno di abitare il tempo, ha bisogno di avere un tempo, di avere una ritmica, di essere scandita, di passare attraverso il corpo e il respiro di chi la fa. La poesia è un'arte concreta, è fatta di cose, come la scultura, come la pittura, come la musica. Non ha niente a che vedere con la pura aria della mente, con il mentalistico. E la poesia serve a volte poi per fare cose per le quali possiamo usare anche altro. Per esempio la prosa, per esempio la filosofia, per esempio la grammatica. Io posso declinare il verbo essere in tanti modi, passato, presente, futuro. E lo posso fare in grammatica o lo posso fare in poesia. Se lo faccio in poesia, questo diventa un discorso su me stesso e su come io vivo in un mondo che sta scomparendo, che sta disgregando. E quando si arriva oltre i 50 anni come me e ti guardi dietro, la sensazione è strana perché è come aver camminato lungo una strada per tanto tempo ed essere arrivati nel posto dove portava un'altra strada, non quella strada che abbiamo preso e che abbiamo fatto. Ecco, la poesia è qualcosa che serve a rispondere a domande sciocche, come quella che mi sono fatto io adesso. Come mai, avendo percorso quella strada che era proprio quella, sono arrivato in un luogo che è un luogo dove si può arrivare solo attraverso un'altra strada? A questo cerca di rispondere questo pezzo che si chiama Il Verbo Essere.